mamma. E muoviamoci, che mo dobbiamo trovare i negozi chiusi e non c'è niente. Non riesco a trovare il book qua. Non riesco a trovare il book. Dobbiamo aspettare, io sto pronta da mezz'ora. Scusa, capo, per favore, mandi l'impermeabile. Ma tu, donna. Sta rimbambita qua. Dove sta il book? Il cartuccio. Madò! Ma hai letto che è successo? Trulli e capannone! Non è Trulli e capannone, leggi il titolo di so! Morro col treno in aeroporto! Dai, zè, mamma, questo devi leggere! Che, allora, senti a me, non leggere tu! Perché se leggi tu, leggi tutto il giornale! Non leggiamo l'articolo! Hanno rapito la figlia della famiglia Tacchepunta! E c'è Tacchepunta? Quel che vedono che c'hanno la fabbrica delle scarpe. Non porta mai. Miliardari, milionari. Sono carico. Ricchissimi. Sono carico. E di fa, hanno chiesto 5 milioni di euro di riscatto. Sì. E figurati se quello non c'è. Sì, però quel mica arriva. Non arrivano, non certo, però comunque a 500.000 milioni arriva. Miliardi di milioni. Ma frega a noi della famiglia Tacchepunta. Andiamo, che moto dobbiamo trovare il supermercato. Oggi si cena prosciutto crudo, mozzarella di bufala, ricotta marciotta, pane e acqua. E aspi. Salto. Ogni volta per... Mi hanno persa. Come mia ti hanno persa? Chi? Un uomo. Ma ti hanno presa? Mi hanno presa. Ti hanno rapita? Sì. E dove ti hanno messo? In una cantina buia. In una cantina buia. Dove noi? Mamma, stai zitta! Ma tu sei riuscita a scappare? Sì. Brava. Aspetta. Adesso tu vieni in casa nostra. Ok. In silenzio. Non dire niente a nessuno. A nessuno. Mamma, per piacere, fa parlare. Adesso vieni in casa nostra. Noi telefoniamo a casa tua e chiamiamo la polizia. Signora Cacucchi. Vediamo se ti vengono a casa. Signora Cacucchi. Mamma, non è il momento adesso. Va bene, ma sei proprio una... Non lo so, che c'entra? Ma... Caro Natale, caro Lattarulo, vi saluto, come ne vado? Ci voleva proprio. Non ho capito, che carcere va? A Vicenza. Lì ci sono stati, sono passati. Basta il femminile attaccato. E che a me lo piace dire del femminile. Che là, parla di un banzo superiore. Al superiore, esatto. E lì c'è un gunicolo. Allora, sta la femmina rossa? Sta la femmina mazza? Vai! La femmina così? E la gamba corta, la gamba corta. Con voi devo stare qua. Nata, io non so capire questo. Andiamo, superiore. Andiamo. Beh. Tutto contento. Tutto contentissimo. Non vedevo di lasciare questi due polmoni qua. Ma polmoni. Stati bene. Oh. Mi raccomando, No, non ti preoccupare. Mi raccomando a te, Andiamo. Superiore. E amore, se ne sgambullare. Adesso pure. E alla fine, che rimane? Tu. Non mi contento, lo capisco, più aria, più tranquillo. Più tranquillo, a me piace gente che va, gente che viene, sì. Chi mi conosce. Voi secondo te con te devo far così. Io devo far come così. Ma che se stai confondendo, voglio. Ma no, qua ti devo dare uno scappallotto, ti devo appiccicare come un osso contro il muro. Mi piace, godiamoci questo momento di tranquillità. Non voglio entrare, è una chitarra, me la vuoi dare? Non mi mettere le mani addosso, la chitarra, sono un musicista, una chitarra mi devi dare. Dammi la chitarra, portami una chitarra. Muzza, vendola la bocca. Mettiti a cuccia, tranquillo, zitto, che dolore nervo, sto una scattella, un cervello, adesso il tuo vaporio. Mettiti là, perché ricordati che qua la cella, io sono il capocello, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì riposo, venerdì e sabato e ieri. Io. E domenica si prega. Vai, ciao. Va. Silenzio. Va. Qua. La lapis, tu,
era meglio che stavamo tu e io, tutto questo, 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 tutto devi stare tranquilla con me, perché Pasqua Catacchio è una brava donna, non sono una bandita. Non è un uomo, non è un uomo, non è maschio. Vuoi un bicchiere d'acqua? Brava. Tu non ne capannone. Non ne vuole, meno male che non c'è. Senti, bella. Volevo dire. Sì, che cosa è successo? Come è successo? Sono andata a scuola. Beh, sei andata a scuola, beh? Ho visto un uomo che mi tirava dal polso. Ti ha tirato dal polso? E dove, dove? No, no, libera, liberati, fai le domande. Dove? Allora, a scuola. E poi che cosa ti ha fatto questo? Mi ha tirato dal polso. Dal polso, beh, e poi ti ha portato da qualche parte? Lontano di qua. Ma in macchina o a piedi? Sembra in macchina. In macchina, madonna, questo intervento, la bicicletta. Ti hanno portato, e dove ti hanno nascosto? In una cantina buia. In una cantina buia. Una cantina buia. Tra un coccodrillo. Così ti spaventi una volta per tutte e ti stai zitta. Devo far così. Vedi, la nonna è anziana. E allora, dici quel che vuole dire lei. Invece la ragione... Alla spalla aperta, alla spalla aperta. Eh sì, appunto, lasciamola perdere. Quindi ti cosa stavamo dicendo? Quando tu sei scappata, perché sei scappata, questi stavano presenti o non c'erano? Non c'erano. Quindi di nascosto da loro, tu via te la sei data a gamba. Brava, hai fatto bene. Allora, ti ripeto, stai tranquilla, perché adesso risolverà tutto Pasqua a casa. Stai tranquilla. Ci facciamo una pizza.